amici miei, siamo al decimo capitolo di questo Uncharted 3. Motivi di studio, ma tanto so che ci hanno seguito fin qui, ragazzi, ne sono sicuro. Beh, è tutto relativo. La città fu fondata almeno 3.000 anni fa. D'accordo, fai strada. Però è bello, eh? Bene, là. Vedete quella torre laggiù? Da quel punto inizia la città antica. Dobbiamo arrivare fino a laggiù. E ci arriviamo, non vi preoccupate. Allora, lì c'è il cancello. Salam e prosciutto. Ok, di qua. Dai, Renato, idea, coglioni. Ok, adesso comportatevi bene. Sì, mia cara. No, dico davvero. La polizia pattuglia ovunque. Ed è meglio non destare alcun sospetto. Ricevuto. Taglieremo per il mercato. Tagliamo. Magari. Che è la carne del kebab quella. Ok, a quanto pare hanno bloccato la strada. Vedo che riesco a fare. Voi aspettate qui. Io non lo farei fossi in te. Ehi, Samahuni. Lo indossa ancora. No. Ah sì, sembra che faccia comodo da queste parti. In che senso? Non lo so. Dunque? Ok, niente da fare. Non lasciano passare nessuno. Ehi, proviamo di qua. Conosco un'altra strada. L'ostacolo si raggira, ragazzi. Devo aprire lei. Anzi, la pesalli. L'azione è chiuso. Hasmaheli. Ah? No. Man fadlik kafta al-bab. طبعا تفضلي. Visto? شكرا. Grazie. تفضلي. Fortuna che ci sei tu. Sì, davvero. Allora, che culo. Ah, una bella scaletta. Su, vai Nate, su. Su di qui. Su di qua. A quanto pare non possiamo passare neppure da qui. Dici? Trovare un'altra strada. Ehi, qua su, ci deve essere un'altra strada. Ma allora non si arrampicano. Forza, seguitemi. Tutto ok voi? Sì, arriviamo. Non credo che dovremmo stare qui. Forza, la attraversiamo e basta. Andrà bene. Ah, sono arrampicati anche loro, strano. Vabbè, c'era la scala in effetti. Bello però, eh. La grafica sta migliorando di volta in volta, bene così. Sì, eccoci. Boom, 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 boom. È un cupolone laggiù. Non promette bene. Vedi, laggiù. Quegli edifici esistevano da centinaia di anni già all'epoca di Francis Drake. Vero? Buona analisi. Ehi, Nate. Eh? Talbot. Chi? Ha il quaderno di Cutter. Cosa? Ehi, aspetta, Charlie Cutter. Sì, non ho tempo. Sally ti spiegherà tutto. Aspetta un attimo. Ci vediamo là. Non lo farei. Ok, penso che ci sarà saltare lì. Ovviamente lui avanza come avanziamo noi, no? Ok. Ha lasciato la porta aperta, sei un coglionazzo proprio.
Ok, capitolo molto estivo rispetto a quello di prima. Dovevi ficcare il lancio, vero? Avanti! Merda! Chiudo la finestra. Un totale fallimento. Prendetelo! Ok, rissa. Fuori uno. Vabbè, ma se ne aggiungono altri, però. Vabbè, insomma, delle checche assurde questi, Via. Adesso arriva quello grosso. E i coglioni. Non muore, nonostante la botta. E dagli la secca così. Talbot, quindi? Chi è sto coglione? Ma non è che posso picchiare anche Talbot e ciao? Ti sei andato a ficcare dove non dovevi ficcarti. Daglielo secco. Oh, lì. Ok, scappare. Ma mi sa che non ha recuperato nulla però, O sì o no, non lo so. Aspettate, c'è da vedere. Ok, forza. Sicuramente la chiave di Masyaf, come la chiamavo io, non l'ha recuperata. Quello sono sicuro. Andiamocene da qui. Ehi, di qua. Qualcuno può spiegarmi? Chi era quella gente? E cosa c'entra Charlie in tutto questo? Stava lavorando con noi su questo. Aspetta, stava? Non è morto? No, no. Lui e Clu. Anche Clu? Sì, ma si sono ritirati. Cutter si è rotto una gamba. Si è rotto una gamba? È fortunato che non si è rotto il collo dopo quel salto. Sta bene. Sì, tra quello e bruciare vivo penso che sarei saltato anch'io. Non sei d'aiuto? Ok, allora dimmi, che cosa stai realmente cercando? La figa. Questo? Vieni qui. Sally, guarda qua. Bene, seminati. Che hai trovato? Pare proprio che siamo finiti dritti all'entrata segreta. Merito della nostra ragazza. Beh, non scenderò laggiù senza copertura. Parla a quel mercante di tappeti che c'era prima. No, intendo pistole, armi. Non è esattamente un mercante di tappeti. Oh, capisco. È quello a cui la do, no? Devi stare attento là fuori, ok? Certo. Nate, okay, perché mi avresti potuto dirmi la verità? Quei tizi non sono qui per motivi di studio e nemmeno tu. Non c'entra quella donna, Marlo, vero? Sì, ma guarda cos'ho. Alla fine l'ho trovato. Ed è proprio come pensavo. Quello portava a questo. E questo ci ha portati qui. Ha un buco nel pavimento? Beh... Una vita stupenda. Dai, ammettilo. Tutto questo ti piace quanto piace a me. No. No, no, ora non più. Davvero? Ah, ok, beh... Ma allora perché non ti tiri indietro? Oh, io? Io? Tirarmi indietro? Divertente. Che hai recuperato, una mappa? Fucili? Fucili. Ma che... Beh, ne aveva solo due. Ottimo. Belli i tappeti che vendeva, Okay. Pronti? Sarà un buco nella. Divertente. Cosa? Beh, è un pozzo. Andiamo? Ok, ragazzi. Un ingresso segreto a cosa? Cosa c'è laggiù? Capitolo 11. Com'è in alto, così è in basso. È praticamente lo slogan di... qualcosa di diverso. Questo Uncharted 3, tutto che ciò che è in alto sarà anche in basso.